Modulo pediatrico, rilevazione parametri vitali, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, saturazione. Per rilevare la saturazione, la frequenza cardiaca, ci avvaliamo di uno strumento chiamato saturimetro o ossimetro. Come nel laboratorio 1, si utilizza nei bambini dai 10 anni in su e nell'adulto la sonda a pinza. In questo caso a Samuele, il bambino a cui andremo a rilevare la saturazione, utilizziamo invece una sonda a fascetta. La sonda a fascetta va posizionata in modo tale che i due LED siano uno di fronte all'altro. In questo modo. A questo punto accendiamo il saturimetro e si vedrà qui la saturazione e qui la frequenza cardiaca. Nel neonato la saturazione viene presa anche a livello dell'arto inferiore. Quindi si posiziona la fascetta a livello del piede, facendo sempre attenzione di mettere i due LED uno di fronte all'altro. A questo punto rileviamo sempre la saturazione nel neonato, sia alla nascita dopo 4 ore di vita e dopo 24-48 ore di vita. Presi i nostri parametri, li annotiamo nella scheda infermieristica, riponiamo il materiale e alla fine ci laviamo le mani con la gel.